Ciao a tutti quanti fan di Z Nation, io sono Lele, Survival Z, e oggi presentiamo questo nuovo video per parlare di Asylum in generale, Z Nation, tutto quello che è. Però visto che Asylum è chiaramente una casa di produzione trash, Z Nation è una serie figa, l'unica piuttosto figa e unica, l'inarrivabile per tutti quanti, che tratta il tema zombie e non solo, ed è la più figa, lo ritorno a ripetere, ed è volutamente trash. Facciamo un video trash in cui sottoscritto, tanto che si rade, parla un po' di Z Nation in generale, di tutta la sua storia, la trama di Z Nation, come è nata, l'idea, tutto quanto, mentre mi faccio la barba e mi mangio una buona caramella alla menta. Allora, Z Nation è nata nel 2014, nel corso del mese di settembre 2014, è stata trasmessa per la prima volta sul canale Sci-Fi, canale americano Sci-Fi, che ha acquistato la serie creata da Carla Schiffer e da Craig Engler, e l'hanno mandata in onda appunto nel mese di settembre del 2014. Allora, innanzitutto c'è da dire che la prima stagione è stata accolta dal pubblico americano innanzitutto con un po' di scetticismo, non erano molto convinti di questa serie, perché chiaramente, dato il successo di quell'altra serie più blasonata, quella più famosa, quella più ricca, quella dove tutti i personaggi parlano sottovoce, piangono, avete fatto incazzare le persone sbagliate, questa non sarà più una democrazia, avete capito quale, no? Quella dove praticamente se uno la pensa in modo differente rispetto a quell'altro, li fa fuori, cioè arriva, ti devasta. Cioè per la serie là, tanto per fare adesso una brevissima panoramica, tutti vivono sereni, in pace, tranquilli tra di loro, arrivano questi, o fai come diciamo noi, o ti radiamo al suolo la tua area, e poi come andiamo noi ti ammazziamo ovviamente, perché giustamente, e poi si tornano di nuovo nei boschi a dare aiuto, cercare un nuovo rifugio, cazzo se ne frega, no? Comunque, stiamo dicendo che appunto è stata un attimo accolta con un po' di scetticismo da parte dei fans, perché chiaramente erano tutti quanti ormai drogati a suoi fatti da quell'altra serie più conosciuta, più famosa. Solo che andando avanti con gli episodi, intorno al terzo episodio in poi, quello dei cannibali per intenderci, i fans hanno iniziato a comprendere bene che Z Nation non aveva un cavolo a che fare con quell'altra serie TV. Perché? Allora, innanzitutto la trama ha una trama di fondo, come dicevano gli altri nel precedente video in cui davo 10 consigli per seguire la... mi tu un pelo in bocca. In cui davo 10 consigli per i quali andava assolutamente guardata Z Nation, si è subito capito che c'è una trama, una storia di fondo. Cazzo, c'è una missione da compiere. Allora i fans si sono accorti di questa cosa, si sono affezionati, perché hanno voluto scoprire contro che cosa andavano incontro, se avrebbero raggiunto questo laboratorio segreto, scusate se aperto una finestrella la richiudo, se, scusate, il laboratorio segreto, sbagliato, se avrebbero raggiunto questo centro medico in California portando Murphy, eccetera. E allora gli spettatori, i fans, hanno cominciato ad aumentare di numero sostanzialmente. Allora, gli ascolti di Z Nation sono intorno al 1 milione di persone mediamente, che rispetto a quell'altra serie che ne fa 20 milioni, cioè è una cosa minima. Il discorso è che 1 milione
di persone che lo seguono negli USA, qui in Italia siamo altrettanti, sono semplicemente fighi, perché la massa va dietro quello che è la moda, ma il trash, la genialità, l'originalità è per pochi, e questi pochi la sanno cogliere le potenzialità di questa serie TV, e The Nation ne ha, ma ne ha una cifra, ne ha una cifra. E poi l'altro giorno, parlando con David Michael Lett, che è il produttore fondatore della casa di produzione di Asylum, con il quale comunque collaboro dando appunto le informazioni in Italia della loro serie TV, ne parlavamo in chat in concomitanza con la notte degli Oscar, e lui ironicamente disse: sarà magari il caso, io non ho mai vinto un Oscar, dice, sarà magari il caso che cominci a fare film serie. La mia risposta è: tu non fai film serie, tu fai capolavori che possono essere compresi solamente dalle persone più interessate, più trash, più folli. The Asylum, punto e basta.